Buon pomeriggio, bentornati, ben ritrovati, benvenuti a chi arriva soltanto per la sessione pomeridiana e con grande piacere che vi presento, tanti di voi lo conoscono, qualcuno lo incontra per la prima volta, Guglielmo Tamburrini, che continuando un pochino a espandere i punti che stamane Gabriele Loglia ha introdotto sul cosmo dei contributi di Alan Turing, dopo aver visto stamattina l'aspetto della generale della tesi o delle tesi di Turing sulla computabilità, Guglielmo ora ci parlerà del programma. C'era un i programmi di ricerca che è diventato il programma. Ah, ecco perché mi sono. Quindi quello che erano i programmi che ormai è diventato un unico programma prima ancora di cominciare, quindi magari questo potrà essere un tema di discussione, il programma di ricerca di Turing nell'intelligenza artificiale. Direi che più o meno l'intervento si terrà sui 45 minuti e che al termine della presentazione incoraggeremo chiaramente partecipazione da parte vostra con domande, chiarimenti e osservazioni. Quindi Guglielmo, ti lascio la parola. Grazie Ai, che mi fa particolarmente piacere, perché in qualche modo io ero al Dipartimento di Filosofia quando lui lo frequentava come studente. Questo è molto bello averlo qui al fianco. Comunque vi ringrazio molto per questa occasione di confronto. E vediamo un po', ci sono sicuramente delle cose già che sono state accennate e mi facilitano il compito, per esempio il test di Turing. Vorrei soltanto aggiungere che abbiamo cominciato una riflessione sui programmi o il programma di intelligenza artificiale con Roberto Cordeschi, quindi in qualche modo sento assolutamente che l'authorship è condivisa, ovviamente invece ve la presento io e quindi mi faccio carico dei vari problemi. E allora che posso far insorgere presentando male anche le idee di Roberto. Allora, diciamo che c'è un preludio, dimenticare il test di Turing, seguo in qualche modo delle cose di cui si è parlato stamane, il centro è proprio questo Turing, il programma di ricerca dell'intelligenza artificiale, e poi invece c'è un postludio anche breve in cui vorrei parlare un po', noi viviamo in questa rivoluzione informatica e questa civiltà o inciviltà delle macchine, insomma Turing è stato uno dei protagonisti iniziali, che ne diceva lui che già cominciava a vedere alcune cose. Quindi questo un po', vediamo proprio dal primo punto, dimenticare il test di Turing, perché un po' è stato detto ed è una cosa abbastanza condivisa con alcune eccezioni, il test di Turing o il gioco dell'imitazione non regge a un'attenta analisi epistemologica, che vuol dire passare, non passare, chi giudica, che eccetera eccetera. Di fatto non si usa nella ricerca scientifica e tecnologica sull'intelligenza artificiale. No, possiamo parlare ogni tanto, superato un test ristretto, ma insomma di fatto non è un benchmark per la ricerca in questo ambito. Sicuramente si è affermato in manifestazioni di tipo socioculturale, a cominciare anche da quelle dell'IBM a scacchi, ma poi c'è il cosiddetto Loebner Prize, dove si fanno proprio queste gare con degli interrogatori di vario genere per vedere chi è la macchina, cosa eccetera, e sicuramente ci sono stati dei risultati interessanti, nel senso che perlomeno negli ultimi anni questo Loebner Prize si è esteso da test cosiddetti ristretti a test per così dire generalisti, più del tipo question answer, tipo i giochi a telequiz, avendo grosse basi dati da poter andare a cercare, telequiz come abbiamo la sera in TV, insomma ce n'è una pletora e così via. Bene, che cosa era il test di Turing? A mio parere, ma non solo a mio parere, aveva uno scopo propagandistico divulgativo. Questo era il ruolo, l'interpretazione intesa, di Turing stesso. Lo si può vedere anche un pochino da alcune di queste, vedete, questa è quella conversazione che Lolli citava alla BBC, vedete i personaggi, Turing, Newman, il suo maestro, il filosofo della scienza, il neurologo, e lui dice: io non voglio dare una definizione di pensare, mi piacerebbe però suggerire un certo particolare tipo di test che si potrebbe applicare a una macchina. Lo chiamate test per cercare di capire se la macchina pensa, ma sarebbe meglio evitare di evadere la questione. Va bene?
e dire che le macchine che lo passano sono, diciamo, delle macchine di livello A. No? Quindi lui si rendeva conto che un atteggiamento fino in fondo operazionalista sostenuto attraverso il test di Turing, o il cosiddetto gioco di limitazione, non funzionava. Va bene? Quindi allora, siccome lui stesso era ben conscio di questi limiti di tipo epistemologico, eccetera, eccetera, che cosa voleva dare al test di Turing come ruolo? Che voleva assegnare al test di Turing come ruolo? C'è una testimonianza che io considero importante di un allievo e amico di Turing che molti di noi hanno avuto la fortuna di conoscere, che è Robin Gandy. E lui dice sostanzialmente, guardate che l'articolo del 50 che ho visto nella sua genesi, perché stavamo lì insieme, eccetera, non si proponeva di dare un contributo profondo alla filosofia o alla epistemologia dell'intelligenza artificiale. Turing voleva propagandare un'idea che ovviamente, come è stato detto, era chiusa nelle stanze di pochissimi centri di ricerca, cioè che c'erano queste macchine che non facevano soltanto elaborazione numerica e che bisognava prendere sul serio l'idea che queste macchine potevano mostrare dei comportamenti intelligenti. Lui, vedete, cercò di diffondere questa convinzione e scrisse questo articolo, sta parlando di quello di Mind del 50, dove c'è proprio la formulazione più ampia del test di Turing. Rapidamente, prendendoci gusto, lo ricordo mentre mi leggeva dei brani, sempre con un sorriso sulle labbra, a volte trattenendo una risata. Alcuni commenti che ho avuto modo di leggere sovraccaricano questo articolo di significati rispetto alle intenzioni iniziali. E naturalmente qua c'è l'understatement di una persona molto raffinata come era Robin Gandy. Da vicino magari ti diceva che erano molto di più che dei sovrattoni. Allora va bene, il test di Turing, vi prego di dimenticarlo, ma in genere si sottolinea proprio questo come contributo di Turing all'intelligenza artificiale. Io vi dico, non assolutamente questo, no? Allora Turing che ha fatto? Turing forse ha contribuito in modo significativo e serio a dei modelli durevoli dell'intelligenza artificiale? Mettiamo per esempio un po' come i modelli della Early Vision di David Marr, oppure a cose fosse anche superate ma di un impatto molto importante come è stato il General Problem Solver di Newell e Simon? No. Allora voi mi direte andiamocene a casa, perché in fondo non ha contribuito allo sviluppo dei modelli, non ha dato delle indicazioni metodologiche attraverso il test di Turing, forse non ha fatto nulla. L'intelligenza artificiale nasce ufficialmente, come è stato ricordato, alcuni anni, 2 anni dopo la morte, e allora forse non c'è niente. Direi di no, però per andare a beccare che cosa c'è che Turing ha dato all'intelligenza artificiale, noi non possiamo solo osservare i suoi scritti. In qualche modo abbiamo bisogno di un modello di che cos'è un programma di ricerca, no? E attraverso il modello, quindi attraverso una teoria di che cosa vuol dire fare ricerca, e questo ovviamente fa parte dell'epistemologia, in questo il mio contributo io vorrei, lo intenderei come specificamente di tipo epistemologico. Attraverso questo vediamo se Turing ha contribuito in qualche modo a un programma di ricerca dell'intelligenza artificiale. Però ovviamente sono tenuto a dirvi che cos'è in qualche modo un programma di ricerca dell'intelligenza artificiale, o più in generale un programma di ricerca, questo me ne astengo, però. E quindi diciamo, non è, quindi questo preludio finisce qui, lasciate perdere il test di Turing, aveva un ruolo importante, Turing ha fallito. Perché ha fallito? Perché se era vero, come dice Gandhi, quello era il ruolo inteso del test di Turing, lui non è riuscito a trasmettere questa idea, la gente l'ha preso molto più sul serio, drammaticamente, e ha perso molto tempo a discutere di questo. Dov'è che non ha fallito? Allora, diciamo, l'IA come programma di ricerca. Bene, che cos'è un programma di ricerca? Beh, diciamo che dopo i grandi filosofi della scienza del Novecento, i primi, Carnap, Popper, bla bla, a un certo punto, diciamo tra l'altro 50 anni fa esattamente, c'è stato un storico della fisica e filosofo della fisica, si chiama Thomas Kuhn, nel 1962, quindi ricorrono esattamente i 50 anni, però meno ricordati, devo dire, e per motivi giusti, ma forse anche troppo lasciato nell'ombra, pubblicò quel libro famoso che si chiama La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Bene. E lì si impone un altro modo di guardare
alla filosofia della scienza, all'epistemologia. In qualche modo si intreccia molto più strettamente la storia con la richiesta normativa di tipo epistemologico su che cos'è fare scienza. E nello stesso tempo lì, i programmi di ricerca, che poi lui chiama scienza normale, rivoluzioni, tutto quello che volete, sono cose, si cominciano a vedere come formati da tanti fili, dei thread, parliamo in modo informatico, dei fili, diciamo, dei processi concorrenti, interagenti e asincroni. Quanti? Beh, qua sta un po' al gusto dei vari filosofi della scienza che hanno lavorato dopo Kuhn. Sicuramente Kuhn ne pensava due, assolutamente, aveva il paradigma e poi aveva il problem solving all'interno della scienza normale. Lakatos lo segue dicendo una serie di cose fra nucleo duro, cintura protettiva, poi entriamo in degli slang e dei, diciamo, dialetti idiosincratici dei vari filosofi della scienza. Abbiamo le tradizioni di ricerca di Laudan, ma Holton sicuramente, tra l'altro, allievo dell'operazionalista americano Bridgman. Dopodiché ci sta anche ultimamente queste cose sulle cosiddette trading zones di Peter Galison. Però questo contesto lo lasciamo là, cioè ci sono delle differenze fra quello che vi dirò e ciascuno di questi contesti, però non le mettiamo tanto in luce perché questo non è l'oggetto, è Turing. Allora, per analizzare secondo me bene un po' l'impatto di Turing sull'intelligenza artificiale e quindi come qualcuno che ha lavorato a questi vari processi interagenti e asincroni, secondo me ne bisogna distinguerne almeno tre. Uno è quello che viene chiamata la cornice di un programma di ricerca. Bene, la cornice è in qualche modo un qualcosa che ti dice più o meno quali sono i processi, quali sono le entità che vuoi indagare e quali sono i metodi che vuoi usare per studiare quelle entità, no? Chiaro, ci sono tanti esempi classici, no? La fisica cartesiana è una che ti mette dei vincoli su quale tipo di entità e che tipi di processi, come le azioni a contatto, devi andare a utilizzare per costruire modelli, e così via in tanti altri possibili esempi. Poi c'è uno sviluppo che è quello, poi il lavoro vero dello scienziato, su cui i filosofi della scienza spesso si sono concentrati ignorando molto la cornice. Popper chiaramente uno di questi, che si occupa di una fase di sviluppo della modellistica, cioè la fase di giustificazione in qualche modo delle nostre teorie scientifiche attraverso l'esperimento. E poi per l'intelligenza artificiale, ma io direi anche per la cultura materiale della fisica dall'Ottocento in poi, è molto importante anche considerare questo terzo processo asincrono, che è lo sviluppo della tecnologia adeguata a portare avanti dei processi, dei programmi di ricerca. Allora, quindi dicevo, la cornice. E la cornice che cos'è? Beh, ci sono delle assunzioni di fondo, no? Che uno fa appunto su quali sono le entità, i processi, i metodi. Una cosa, un quarto d'ora è già andato via, è grande. Allora, la cornice, però, al contrario di come hanno visto alcuni filosofi, appunto tipo Lakatos, Kuhn, eccetera, cambia nel tempo. Cioè, ha delle sue fasi di sviluppo, è una storia di lunga durata, Non è qualcosa, si costituisce, si rimaneggia, si viene abbandonata, come anche attraverso le interazioni con quegli altri processi di cui vi parlavo, lo sviluppo della modellistica e delle tecnologie. Sicuramente se vogliamo fare un lavoro epistemologico abbiamo bisogno di individuare una qualche cornice generale che però astrae dalle posizioni dei singoli ricercatori, quindi in un certo senso è un'astrazione, storicamente infedele, necessariamente così, se no non riusciamo a cogliere delle linee di tendenza di fondo. Allora, vediamo un po' che cos'era la cornice ai tempi di Turing per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Io credo che in qualche modo si tratta di... abbiamo individuato appunto con Roberto queste cinque, possiamo chiamarle tesi, oppure diciamo problematiche intorno a cui tutti quelli che studiavano l'intelligenza artificiale o si proponevano di lavorare su quello dovevano in qualche modo pronunciarsi. Okay? Funzionalismo, ma non nel senso giustamente... criticato da Gabriele Rolli stamattina, ma una versione del funzionalismo che circolava negli ambienti scientifici dell'epoca. Abbiamo parlato dei cibernetici, e sicuramente in un certo senso le tesi di cui adesso parlerò nascono nel mondo cibernetico, con cui Turing ha un rapporto
un po' conflittuale, ma anche di continuità. Ricordiamo i suoi rapporti con i cibernetici e con le persone interessate alla cibernetica, per esempio Young, il neurofisiologo Young di cui si parlava prima, ma tutti quelli intorno, per esempio, al Ratio Club a Londra nei primi anni 50, che Turing ha frequentato per un po'. Allora, funzionalismo, metodo sintetico, dico uniformità metodologica, rappresentazionalismo, aggettività. Che sono ste bestie? Vediamone uno alla volta. Allora, la tesi del funzionalismo, detta in un modo un po' meno collegato, ma più generico e astratta, che già i cibernetici condividevano, era questa, che in qualche modo i processi alla base dell'adattività dei sistemi biologici e dei loro comportamenti intelligenti possono essere studiati fruttuosamente prescindendo da quelle che sono le caratteristiche specifiche della loro struttura organica. Okay? Questi processi poi, proprio per questo fatto, potrebbero, e questa è quella tesi cosiddetta di realizzabilità multipla, realizzarsi in supporti materiali diversi e forse anche nelle macchine. I cibernetici pensavano alle macchine a feedback con sistema di controllo a feedback negativo. Turing che cosa dice su questo? Ce ne sono tante le cose. Io qua ho messo come riferimenti l'anno dell'articolo e poi la bella antologia appunto curata da Lolli con una bella sua introduzione su questi temi. Ecco, pagina 129, questo è Collected Works, quello lì sulla Mechanical Intelligence di Inns, le pagine per chi si vuole andare a guardare. E lui dice, guardate, basta, se vogliamo fare analogie fra il funzionamento di un sistema biologico adattativo intelligente con qualcosa, dimentichiamoci il supporto materiale concreto. Lui ricorda le analogie meccaniche, elettriche, chimiche, anche quelle là acustiche attraverso il medium del mercurio per le memorie con le linee di ritardo, e dice, desiderando trovare somiglianze tra calcolatori e sistema nervoso, dobbiamo pensare alle analogie matematiche di funzionamento. E quindi in un certo senso siamo in piena model theory, perché poi possono essere realizzazioni, cioè modelli nel senso della logica, di questi modelli matematici varie strutture biologiche, magari non biologiche. L'uomo come macchina, lui a un certo punto dice che sicuramente è possibile costruire dei meccanismi per duplicare parti limitate, qualsiasi parte limitata dell'uomo da un punto di vista anche funzionale, perché parla dell'udito, la percezione, bla bla. Giusto per dirvi come lui aderisce a questa forma di funzionalismo. Naturalmente, questo è la base fondamentale, quella di cui si è parlata stamattina, e quindi questo che il risultato positivo, fondamentale, principale, la teoria di Turing, come dice John von Neumann, ancora negli anni, a metà degli anni 50, e questa è la bella antologia di Somenzi e Cordeschi, La filosofia degli automi, e beh, è proprio qua, insomma, qua non c'è più nessuna differenza ontologica fra questi, sono tutti numeri, oppure sono tutti simboli, fra programmi e dati, e qua abbiamo la plasticità massima possibile nel mondo delle macchine, se crediamo alla tesi di Church per quanto riguarda i comportamenti ingresso-uscita. Ed è da qui che Turing che cosa fa? Va a inserire delle restrizioni sulle idee originali dei cibernetici, i quali pensavano a delle macchine adattative, ma sicuramente che potevano essere viste come sistemi fisici, calcolatori analogici, ma non delle macchine universali. E infatti, vedete, l'ipotesi funzionalista che cosa può essere usata come una specifica per costruire artefatti per controllare la bontà delle ipotesi di partenza, cioè come fai? O perché proprio vai a costruire dei modelli concreti che si basano su una teoria, o perché dai delle prove di sufficienza, cioè che poi effettivamente certe attività di tipo simbolico, di elaborazioni simboliche, le puoi duplicare nelle macchine. Naturalmente qua si è già parlato di tutto ciò, e il vincolo che mette Turing, ovviamente, ci restringiamo a un solo tipo di macchina, quindi quello di cui abbiamo detto stamattina, quindi su questo vado avanti. E poi è andato a proporre prove di sufficienza, cioè che si può giocare a scacchi, si può fare con varie gradazioni di plausibilità, lui giustamente dice in quegli articoli, vari tipi di giochi, ragionamento matematico, le macchine lo possono fare, quindi enuncia sicuramente questa specifica.
Un'altra cosa interessante, e qua naturalmente è difficile, bisogna entrare in una Turing Scholarship che qui non Gabriele Lobli ha messo avanti una serie di warning, fate attenzione, non è detto che lui voleva che tutta la macchina fosse una macchina di tipo digitale. Bene, però sicuramente c'è un'altra tesi forte che circolava già all'epoca, cioè tu puoi cominciare dai giochi, puoi cominciare dal problem solving, ma in realtà i metodi della cornice sono già sufficienti e possono essere estesi a tutti i processi come la creatività, l'intuizione e perfino lo studio della coscienza. Naturalmente queste sono tesi in cui il commitment dei singoli ricercatori qualche volta è molto convinto, qualche volta fanno delle azioni un po' più prudenti, però sicuramente cogliamo qualcosa, sicuramente in questa analogia di Turing della mente come cipolla cogliamo qualche idea di questa uniformità. Dice, bene, abbiamo simulato questo, e va bene, è come una sfoglia della cipolla, non è la vera mente. Allora simuliamo un'altra cosa, e allora abbiamo tolto, ma la vera mente sta in un nucleo che noi non abbiamo ancora trovato, però alla fine la cipolla sono tutte sfoglie. Questo nucleo non c'è. E allora quando abbiamo simulato tutto, dov'è la mente? Ce n'è una mente residua non simulabile? Quindi sembra anche aderire un po' a qualcosa di questo genere. Però ecco, mi fa piacere, diciamo, che vedo dei dissensi, per cui, diciamo, secondo me ci sono alcuni aspetti, alcuni passi degli scritti di Turing che suggeriscono questa idea. Un'altra cosa importante è che tutti i cibernetici condividevano l'idea che ci fossero delle rappresentazioni. Anche il termostato deve rappresentare uno stato dell'ambiente esterno con una sua variabile fisica interna. Era una rappresentazione di altro genere, come si è richiamato, di tipo fisico, che non soddisfano necessariamente, come diceva Pier Giorgio, i vincoli di finitezza sulle strutture simboliche che Turing impone per arrivare alla sua macchina, no? Però invece Turing ovviamente condivide questo. L'ultima cosa forse, che è una roba che un po' deriva più da diciamo qualcosa che viene utilizzato per scopi predittivi, esplicativi, ma non si sa quanto ontologicamente fondata, che però viene assunta da tutti. Guardate che con le macchine cibernetiche e con le macchine universali, con la loro plasticità, noi siamo forzati ad assumere delle ipotesi di razionalità. Cioè, per capire il loro comportamento, per esempio di Kasparov che dice, beh, adesso quella mi vuole fregare perché ha fatto quella mossa, e quindi stiamo attribuendo alla macchina che gioca a scacchi delle intenzioni, no? Bene, secondo me, un po' ridimensionando quella cosa che ho detto all'inizio, dimenticate completamente il test di Turing, in un certo senso il test di Turing è proprio questo. Cioè, noi dobbiamo cominciare a trattare con le macchine rispetto a quello che vogliamo come nostra capacità predittiva o esplicativa, come con gli esseri umani. Ci dobbiamo assegnare, attribuire, perlomeno convenzionalmente perché ci serve, delle razionalità e degli scopi. Bene. Questa era la tesi 5, ma io ve la lascio da... Allora, a quel punto siamo arrivati, non ancora mezz'ora, ma già. Allora, vedete che Turing dà delle specifiche, mettendo dei vincoli, perciò erano i programmi prima, poi è stato il programma, perché poi con queste tesi abbiamo un programma, una cornice più generale. Turing mette dei vincoli, quindi rientra in una specie di sottoprogramma, dice io voglio dei vincoli più stretti su queste tesi, ma questo è stato fatto per tutta l'intelligenza artificiale. E vedete qua, potete scorrere rapidamente l'IA simbolica che si opponeva a quella delle reti neurali, no? L'IA situata dove deve avere il corpo, di cui Turing parla anche alla fine dell'articolo del 50 e in altri articoli come quello del 48, oppure tutti i passaggi della robotica, prima attraverso dei sistemi basati solo a feedback, poi con i sistemi di ragionamento e pianificazione dell'azione che non bastavano, poi addirittura con la robotica evolutiva. Insomma, adesso è inutile che stiamo a scorrere queste cose, però ognuno di questi, diciamo di questi gruppi di ricercatori, poi ha imposto dei vincoli ulteriori. Ci deve essere un corpo, possiamo usare solo strutture simboliche alla Turing, oppure no, devono essere strutture simboliche o cosiddette subsimboliche fatte da reti neurali, e diciamo, insomma, non entro in queste varie cose.
Se però vi rendete conto, è stata un'operazione rispetto a questa cornice generale applicata da molti. Naturalmente è tutta una ricostruzione razionale, no? Quindi può avere i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Io cerco di farvi vedere i vantaggi. Sulla modellistica della tecnologia, Turing, è stato detto anche oggi, di stamattina, ha contribuito. Ha contribuito forse con non tanto con diciamo dei contributi durevoli, ma probabilmente semplicemente con dei contributi iniziali. Abbiamo parlato di giochi, di apprendimento supervisionato, anche per passare da uno stato non organizzato a quello di una macchina universale e così via. Quello che è interessante è che lui ha fatto qualcosa che accade un po' sempre meno nei programmi di ricerca della scienza mano a mano che andiamo avanti. Lui ha contribuito a tutti e tre questi processi interagenti che vi ho detto, perché chiaramente alla cornice, come vi ho detto adesso, no? Ha contribuito ovviamente allo sviluppo del software, l'idea fondamentale della macchina, aspetta, Universal Practical Computing Machine, no? Che forse l'unico modo per caratterizzarla è con un controfattuale. Sarebbe una macchina universale di Turing se non commettesse errori, avesse memoria espandibile, eccetera, no? Naturalmente non so come fare. Altri pionieri l'IA l'hanno fatto. Newell e Simon hanno sviluppato un linguaggio di programmazione per i loro scopi, l'Information Processes Language. McCarthy si è ricordato oggi l'eredità di Church con il lambda calcolo, il LISP, e anche il calcolo dei fluenti per quanto riguarda la pianificazione robotica, quindi come cambia il mondo quando il robot effettua azioni. Minsky, che addirittura costruisce una macchina hardware fatta di neuroni per l'apprendimento già nel 51. Bene. Quindi diciamo questi sono grandi pionieri, mano a mano diciamo queste specializzazioni si suddividono in figure diverse. Loro hanno riassunto molto invece questa epoca in cui facevano tutto questo. Allora però, quando tu costruisci una cornice, ebbene, naturalmente la cornice all'inizio va protetta perché non hai molti risultati, e Turing ha fatto qualcosa che Lakatos avrebbe chiamato le euristiche negative, scoraggiare l'abbandono della cornice. No? E ci sono molte di quelle sue osservazioni, per esempio su come i teoremi di Gödel non costituiscono un'obiezione all'intelligenza artificiale, e lui cerca di dire non dovete abbandonare l'intelligenza artificiale perché conoscete i limiti delle macchine. Poi dice attenzione, il problema è la coscienza, ma poi andate a finire nel solipsismo, il comportamento umano è plastico, ma guardate che attraverso l'universalità, la programmabilità e l'apprendimento supervisionato o no, le macchine possono essere forse altrettanto plastiche. No? Quello che poi è interessante è che il terzo thread, questo tecnologico, ha influenzato le fortune alterne, più forse di questi criteri razionali dei modelli. No? Cioè le reti neurali all'inizio sono state travolte dal fatto che avevano dei modelli estremamente elementari soltanto a due strati in cui certe cose non si potevano apprendere, funzioni non linearmente separabili non si potevano apprendere. Poi dopo sono rinate negli anni 80, e anche perché i calcolatori erano molto più potenti per dare la memoria per simulare delle reti neurali di un certo livello. E così via tutto quello lì, va bene? Adesso siamo a un quarto d'ora, vabbè, no, ma insomma. Allora, però detto tutte queste fortune alterne, no, uno dei problemi che un epistemologo rispetto a un programma di ricerca deve porre è ma questo programma di ricerca va avanti, ha delle fasi di stagnazione, bisogna abbandonarlo come diciamo la ricerca di una riduzione cartesiana diciamo delle forze fisiche, oppure non lo so, la ricerca dell'etere, che volete voi, quanti esempi volete ce ne sono nella storia della scienza. L'intelligenza artificiale è strana perché si sono tutti scontrati, e diciamo la difficoltà del test di Turing poi si propaga, no? Perché in un certo senso che cos'è un modello e come fai un progresso sostituendo un modello di una certa attività cognitiva oppure diciamo di elaborazione simbolica sostituendola a un altro precedente, no? E ci sono catene di modelli sempre più potenti oppure sempre più accurati oppure in cui cambi certe variabili come arbitrare le rendi parte del modello, cioè tutti quei criteri interni, molto difficile, se volete ne parliamo, ma è stato un problema che ha angosciato tutti i ricercatori di intelligenza artificiale. E
Poi il metodo simulativo, questo metodo sintetico che abbiamo parlato, in che senso è un vero test su un modello? In che senso risponde a quella richiesta epistemologica di avere prima un modello teorico, poi una simulazione, un programma e poi controllare il modello teorico facendo girare il programma? Tutto questo è stato un grande problema e a che cosa ha portato in realtà? E qua diciamo la tesi del funzionalismo gioca un ruolo importante, però non c'entriamo, a una grande spregiudicatezza ibridativa, cosa che in altri programmi di ricerca c'è pure, ma non tanto. Cioè c'hai questi programmi di ricerca di livello più basso, va bene, rispetto alla cornice generale, quando arrivi a delle stagnazioni di tutte e due, quello che provi a fare è ibridarli. Ed è stato fatto molto nell'intelligenza artificiale, simbolica e connessionista, ibridi, anni 90 è stato pieno di quello, poi l'IA simbolica che però deve diventare un processo evolutivo in cui il simbolo si evolve attraverso generazioni di sistemi simulati e così via. E ha risolto il problema del progresso interno che ti dice andiamo avanti, in realtà ci sono altri criteri per portare avanti un programma di ricerca. Per esempio ricerche sul cancro, non lo so, certe volte le fai perché tu pensi che la società, anche se una particolare linea di ricerca forse in quel momento non sta dando molto, la finanzi perché i benefici attesi per la società sarebbero eccezionali. Con l'intelligenza artificiale, e questo li chiamiamo criteri esterni, e con l'intelligenza artificiale molto spesso ha funzionato così solo. Cioè in realtà tutto quello che tu facevi in intelligenza artificiale veniva utilizzato altrove, anche nell'informatica normale. Chi insegna, non so, algoritmi e strutture dati sa che per esempio le euristiche cognitive di Newell e Simon, che erano fatte prendendo i protocolli verbali dei giocatori di scacchi e cercando di simulare i loro operatori per l'esplorazione di un albero, diventano degli algoritmi euristici di ricerca su alberi studiati bene in questo corso di informatica del secondo anno. Oppure sul machine learning e le ontologie, ma molto di tutto questo è stato trasferito sui motori di ricerca di Google e di tante altre cose. Utilità economica e sociale non ne parliamo, quando non bellica. Quindi, in un certo senso, uno può anche sospettare che l'IA, come l'aveva concepita Turing, progressi, cioè in realtà non è così, è in piedi soltanto grazie a dei criteri esterni. Guardate Hofstadter, che ha scritto in modo molto icastico AI is whatever hasn't been done yet. Bene, Turing l'aveva già affrontato questo problema. E ha detto delle cose secondo me parecchio interessanti. Qua veniamo un pochettino all'ultima parte di questi aspetti. E dà una specie di spiegazione di questo. Ed è fa vedere anche l'interesse forte di Turing degli aspetti psicologici dell'interazione uomo-macchina. Vediamo che dice, ho messo in inglese, no, questo l'ho messo in italiano. È dalla traduzione che sta nell'antologia appunto di Lolli. Quanto siamo disposti a considerare intelligente il comportamento di una qualche entità dipende da due cose, tanto dal nostro stato mentale e dalla nostra preparazione quanto dalle proprietà dell'oggetto in esame. Pensate magari a un vostro conoscente o innamorato, innamorata, perché vale uguale. Se siamo capaci di spiegare e predire il suo comportamento, se questo ci sembra che segua poco un piano, non siamo molto tentati di immaginare un'intelligenza in azione. Perciò è possibile che una persona consideri un oggetto intelligente e un'altra, la quale ha scoperto le regole del suo comportamento, no. Allora qua ci sarebbe in qualche modo quello che potremmo chiamare la maledizione di Sisifo, cioè l'intelligenza artificiale, già diagnosticata da Turing, l'intelligenza artificiale porta questo pietrone sulla montagna, ah, ecco, un'altra sfoglia di cipolla, dice, ma questa non è intelligenza. Perché? Perché l'hai mostrato che è soggetta a delle regole meccaniche, e la pietra cade giù, no? Quindi in un certo senso Turing aveva colto questo elemento, cioè la intelligenza è in parte o tutta in the eye of the beholder, quindi nella stante. Bene, altre cose secondo me molto interessanti che Turing ha detto. Lui era consapevolissimo della sua rivoluzione, che cominciava una grande rivoluzione. Guardate questo che scrive. Diceva, in genere si dà per scontato che le macchine non possono esibire comportamenti intelligenti. Alcuni di questi motivi sono bla bla bla, e ne dice uno. Il carattere molto limitato
dei macchinari che sono stati usati fino a tempi recenti. Beh, diciamo fino al 1940, cioè 36-40, gli anni suoi. Questa cosa ha incoraggiato la convinzione che i macchinari erano necessariamente limitati a dei compiti estremamente lineari, semplici e forse anche solo ripetitivi. Va bene? La macchina universale ha invece un'infinità potenziale, sempre sotto quelle astrazioni, infinità potenziale di comportamenti diversi, altro che ripetitivo, rispetto agli stessi input. Guardate quello che 20 anni dopo la scoperta della macchina universale di Turing, un filosofo di aria tedesca, che per carità scrive in questo libro anche sotto il grande problema della bomba atomica, ci torniamo adesso fra un minuto, che Günther Anders, l'uomo è antiquato, no? Si chiama così, di antiquitet des Mensch. Guardate nel 56 che scrive, caratteristica essenziale, io capisco solo la prima parte della frase, la seconda non la capisco, però la prima è sufficiente. Caratteristica essenziale della macchina è che essa esegue un unico lavoro specializzato, manco le calcolatrici di cui parlava Odi Freddi stamane. Si esaurisce in questa sua prestazione e trova in essa, vabbè questo non lo capisco, è soltanto in essa la giustificazione della sua esistenza. Non so come la macchina la possa trovare, io non l'ho trovata ancora personalmente, credo, non so se sono, forse sono una macchina, ma non lo so. Allora, quindi in un certo senso Turing è molto consapevole, 20 anni dopo questa rivoluzione molti non l'avevano proprio colta. Qui ce n'è un'altra bellissima, secondo me, sugli aspetti psicologici, sempre nel 48. Un altro dei motivi è una riluttanza a ammettere la possibilità che gli esseri umani possano avere rivali dal punto di vista delle loro capacità, poteri intellettuali. E questo vale sia per le persone di ambienti intellettuali sia di altri ambienti. E quelli di ambiente intellettuale hanno più da perdere, e coloro che ammettono la possibilità di che ciò avvenga sono tutti d'accordo che la sua realizzazione sarebbe molto, ma molto sgradevole. Ecco, questo come pura associazione, visto che adesso di uno psicanalista che vi parlo, mi fa venire in mente un passo molto bello dell'introduzione alla psicanalisi di Freud, dove Freud dice, parlando di sé naturalmente, dice: l'umanità e soprattutto l'amore ingenuo narcisistico per se stessi ha dovuto subire varie mortificazioni nel corso dello sviluppo della scienza. La prima ad opera di Copernico, che gli ha mostrato che non era al centro dell'universo. La seconda da opera di Darwin, che gli ha mostrato che c'è una natura animale ineradicabile. La terza, sono stato io modestamente, perché vi ho fatto vedere che l'uomo non è manco padrone in casa sua, perché può andare a guardare ciò che accade nella sua mente se solo dallo spioncino di una porta. La quarta mortificazione è quella che sta prefigurando Turing, cioè che anche, diciamo, quella unicità e quella primato che abbiamo nelle funzioni di tipo intellettuale potrà essere superato dalle mani. E qui naturalmente vedete che in un certo senso possiamo vedere un inizio di una riflessione molto forte anche sull'aspetto psicologico dell'interazione uomo-macchina. Chiudo perché bisogna dire anche delle cose di questo grande, fare dei paragoni, perché gli anni in cui Turing ha vissuto erano degli anni in cui già succedeva molto rispetto all'atteggiamento, a un cambiamento rispetto all'atteggiamento uniforme che molti scienziati intellettuali avevano nei confronti dell'impegno bellico, della necessità di realizzare delle macchine. Qualcuno ha parlato di macchine che facevano i calcoli per la bomba atomica e poi l'idrogeno, ma già si prendevano un po' le distanze. Tutti naturalmente di fronte al nazismo facevano il loro lavoro per cercare di superare quello, ma già nel 1945, già con Hiroshima e Nagasaki, cominciano a vedere. Allora, facciamo un paragone col padre della cibernetica, Norbert Wiener. Wiener e Turing sicuramente insistono ambedue su questi aspetti psicologici, no? Questa irriverenza prometeica, questi problemi del superare le macchine, eccetera. Però Wiener esplora le conseguenze, le implicazioni sociali e psicologiche e materiali delle macchine in modi molto diversi. Per esempio, Wiener già non va a questa impegnativa
Symposium, Large Scale Digital Calculating Machinery, che si fa a Harvard University all'inizio del 1947, Turing ci va. Perché non ci va a Wiener? Perché è finanziata dai militari e lui comincia a prendere fortemente le distanze. Wiener comincia già negli anni 48 a scrivere una lettera famosa ai sindacati americani: fate attenzione, noi oggi siamo nel pieno della rivoluzione informatica con tutti i suoi problemi sull'occupazione, cose positive, cose negative, però sicuramente ci sono molti problemi da discutere. Wiener discute con i sindacati le ripercussioni occupazionali delle macchine intelligenti e dice: fate attenzione perché molti compiti possono essere automatizzati e ci saranno dei problemi. Infine, ben sappiamo che Wiener, abbastanza presto, ma poi nel suo ultimo libro in particolare, che porta riflessioni di fine anni 50, inizio anni 60, critica gli usi militari delle macchine, in particolare le macchine che apprendono, per una diminuita capacità di previsione e di spiegazione del loro comportamento, che lui già anticipava, ma che è confermata assolutamente dalle computational learning theory, dal pack learning e poi dalla pratica del machine learning. E lo fa però in base a argomentazioni etiche. Questo è interessante perché Turing, diciamo, io l'ho visto poco sensibile a questo elemento, e forse una cosa che bisogna dire è che la somiglianza fra sistemi biologici e macchine forse oggi è più praticata dal punto di vista etico-giuridico che da quello là che volevano attraverso il test di Turing, perché sicuramente si stanno adattando, per esempio, tutte le norme di carattere giuridico lentamente nella discussione di filosofi del diritto, ma anche di giuristi impegnati proprio nell'elaborazione dei codici, verso l'idea di assimilare la nostra responsabilità sia morale sia di tipo oggettivo nei confronti delle macchine, assimilarla a quella che si ha verso sistemi biologici che non hanno capacità giuridica. Bambini, animali domestici che mordono il vicino, gli schiavi del mondo antico, eccetera, eccetera. Quindi forse questo aspetto della pratica, diciamo, per certi aspetti sta facendo venire più vicine le macchine ai sistemi biologici di quanto lo volevano dal punto di vista dell'analisi teorica delle capacità cognitive. C'è un po' di tempo per la discussione, immagino che ci siano, Guglielmo ha toccato molti punti interessanti, quindi sì, magari forse vengo io con il microfono. Certo, su Turing si possono dire moltissime cose, vista la ricchezza dei suoi interventi. Negli articoli scientifici, io che cercherò di analizzare, non c'è questo tipo di impostazione, che invece è proprio questo suo grosso impegno a far cogliere quello che ha capito, la straordinaria importanza della macchina. E lo fa cogliere in questi modi così forti, così provocatori. È un continuo provocatore, fino al suo suicidio, è continuamente un provocatore. Direi che quando questo dibattito continua, 60 anni dopo, un po' mi preoccupa. Già nell'80, per esempio, quando cominciavano a esistere le reti, ricordo McCarthy, che fu consulente di un film Blade Runner, grande intelligente artificiale, e in Blade Runner ci sono degli androidi che sono assolutamente indistinguibili dagli uomini, e a un certo punto un androide, il protagonista, che sta su un tassì che vola, deve telefonare, scende dal tassì e va a un telefono a muro, e l'androide non ha abbastanza moneta in tasca ed è drammatico, non può fare la telefonata, siamo ambientati nel 2015. Questi non avevano capito niente, l'ARPANET già c'era, quindi tutto il problema dei computer è l'androide. Quando il mondo sta cambiando, e non c'è filosofia su questo, per queste reti di computer che cambiano la conoscenza, perché il fatto di avere la memoria e la conoscenza dell'umanità a disposizione dell'umanità cambia la conoscenza, cambia la cognizione umana.
Un ragazzo che cresce in rete ha fenomeni cognitivi, intellettuali diversi grazie a questo impatto di questa macchina straordinaria. Ovviamente Turing, questo non poteva pensarci, alle reti proprio non ci pensa, neanche un attimo. Reti di neuroni sì, farà alcune cose alla McCulloch-Pitts, ma tutt'altra cosa. Ma macchina sequenziale è il suo riferimento. E la promuove in questo modo, ironico, come dice Gandhi, continuamente critico, che però poi è stato interpretato alla lettera, quando questa sua è un gioco continuo di provocazione e soprattutto quel che è grave, non facendo nascere il dibattito su questo fenomeno massiccio che ci è caduto in testa. Non c'è stato un dibattito filosofico su ste reti che cambiano il mondo, perché ci si è messi a dire qui il problema è se facciamo l'uomo finto o no. No, abbiamo fatto delle reti che non hanno nulla di precedente, che sono un'invenzione assolutamente radicale come quella dell'alfabeto che ci cambia la cognizione. E non ne discutiamo, perché stiamo ancora lì a discutere se stiamo facendo l'uomo finto o no. Penso che ci sia una risposta. Ma sì che c'è una risposta, cioè io adesso mi ponevo un problema diverso. Cioè, io anzitutto non sono d'accordo che non c'è discussione filosofica sulle reti, ce n'è abbastanza, magari non di livello eccezionale, però ce n'è sicuramente grandissima di sociologia della scienza, STS e cose del genere. Quindi c'è grossa discussione su questo. La qualità della discussione è difficile, forse perché è un problema complicato da affrontare con l'impatto. Non era questo di cui volevo parlare qua. Anche se ovviamente intelligenza artificiale, chiaro, se dobbiamo arrivare oggi, allora dobbiamo parlare di sistemi multiagenti, dei bot che vanno sulla rete a recuperare le informazioni, che adattano la navigazione ai tuoi gusti di utente, quindi in qualche modo sono dei sistemi esperti che colgono quello che tu vuoi. Però queste, diciamo, sono sviluppi di intelligenza artificiale di oggi. Il punto che volevo portare a casa è che se tu continui a parlare del duplicare, proprio quel punto che purtroppo mi pare invece che non... Vogliamo continuare a parlare di quanto assomiglia, di quanto non assomiglia. Non abbiamo capito qual è il contributo di Turing allo sviluppo del programma e dei programmi di ricerca di intelligenza artificiale che nel male, nel bene, continuano con fasi di stagnazione, con grandi progressi, che sono questi qua, di sviluppare una cornice di programmi di ricerca, come si faceva anche nella filosofia meccanicistica fisica dell'Ottocento, in cui consentivi o privilegiavi dei metodi, ma insomma dappertutto. E quali metodi? Io l'ho detto, Turing contribuiva a quelle tesi con delle cose molto significative e che derivavano dal suo lavoro teorico di cui si è parlato stamane, oppure anche allo sviluppo delle tecnologie, eccetera. Sicuramente, senza pensare che Turing doveva anticipare, però ci sono anche dei limiti, perché lui, altri scienziati hanno colto nell'area dei tempi alcune cose cui lui semplicemente era impermeabile perché aveva altri interessi, aveva questo problema. Per esempio, lui sicuramente sottolinea l'aspetto teorico, no? Dice, no, io vorrei, sì, si fanno i calcoli per la bomba, però io voglio studiare quanto possiamo fare una mente artificiale, no? Quindi lui sottolineava molto questo suo aspetto e quindi era direzionato molto su questo e quindi dimenticava anche questi aspetti sociali che poi oggi si incarnano spesso in questa rete, nei nostri comportamenti. Però alcune sottolineature psicologiche, quindi anche molto importanti, non di psicologia cognitiva, lo ammetto, ma di psicologia più dell'emozione, della mente, del rapporto mentale con le macchine, però ho cercato di far vedere alla fine che lui in qualche modo cominciava a ragionare anche su queste cose in modo interessante. Poi se vogliamo parlare di oggi, parliamo di oggi, però allora mi dici, vediamo l'intelligenza artificiale come sistemi embedded all'interno di tutti questi nodi della rete, nella tua macchina client, oppure che girano sulla rete e cercano una serie di informazioni in modo tra virgolette intelligente, oppure se vuoi parliamo anche della robotica bellica, perché là sono macchine intelligenti, ci sono i problemi dell'oggi. Io ho cercato di inquadrare Turing in uno sviluppo che poi porta anche all'oggi, che questa cornice di tipo epistemologico secondo me ha dei meriti anche per illuminare aspetti di quello che si fa oggi. Ci sono altre domande? Osservazioni? Commenti? Curiosità? Prego. Volevo chiedere, sì, io sono arrivato 10 minuti tardi, ma mi sono perso, però ho visto che ha
criticato appunto la recezione di una seria definizione epistemologica del test di Turing, ma volevo chiederle, visto che, come ha detto, è superato e non ha un valore epistemologico quel tipo di test, che successivamente quali altre formulazioni se ne sono fatte e secondo, cioè, come potremmo definire di essere arrivati all'intelligenza artificiale? Perché, come ha detto lei, ci sono già, cioè, già al giorno d'oggi sono presenti dei sistemi in grado, computazioni in parallelo, grandi data mining di altissimo livello in grado di analizzare l'andamento del mercato, simulare in maniera estremamente valida risposte umane a problemi complessi. Quindi volevo chiederle, storicamente e secondo lei, quali definizioni si sono date al problema del quando arriveremo all'intelligenza artificiale, visto che non è come, parlava prima il signore, il drone che entra nella cabina telefonica. Ti ringrazio molto per questa domanda. In realtà il rapporto fra la cornice e lo sviluppo dei modelli è un rapporto complicato all'interno dell'intelligenza artificiale. Prendi RoboCup, no? Tu lo sai cos'è, no? Allora, c'è questo programma per arrivare, che sembra molto come questa cosa del test di Turing, no? Eccetera. Vogliamo costruire una squadra di robot che nel 2050 batterà la squadra campione del mondo di calcio di fatta da umani, no? Se però tu leggi immediatamente quello che c'è scritto nella seconda e la terza riga di questa bella cosa, dice però RoboCup in realtà è importante perché nel perseguire questo obiettivo che noi non sappiamo ma se lo raggiungeremo, lo dico, no? Leggiti la pagina proprio di... Non sappiamo se lo raggiungeremo, ma in un certo senso chi se ne importa? Perché lungo la via avremo sviluppato tutta una serie di tecniche di pianificazione, una serie di giunti con gradi di libertà maggiori e con dei controlli molto sofisticati, cedevoli, eccetera, eccetera, che feconderanno mille attività umane, diciamo, che hanno a che vedere anche con l'intelligenza artificiale. Ma non è più importante se lo raggiungiamo. Test di Turing per me è sostanzialmente la stessa storia, è una specie di ideale regolativo ma che non ha nessuna vera impatto. Quindi poi se tu vuoi specificare meglio tutta questa problematica devi cominciare a fare delle distinzioni che non avevamo il tempo di fare, ma insomma, cioè per esempio che tipo di intelligenza artificiale, quella che vuole imitare e modellare l'uomo? Vabbè, allora era molto importante quella citazione di Turing stamattina che io non conoscevo, diceva bene, allora però abbiamo bisogno prima di una teoria e poi costruiamo il programma simulativo, altrimenti quello non è, io so usare una cavia in medicina perché c'ho un modello che mi, cioè un modello teorico che mi dice che è sufficientemente simile al sistema, diciamo, biologico umano su cui voglio trasferire i risultati ottenuti là. No? Però c'è bisogno della teoria. Nel caso di una intelligenza artificiale invece meno legata all'imitazione dell'uomo, forse vale ancora le cose che dicevano McCarthy e Hayes, e dicevano, guarda, insomma, l'uomo ha fatto macchine che volavano quando finalmente l'ha piantata di voler imitare il volo degli uccelli, è andato a trovare delle leggi più profonde che governavano sia gli uccelli e sia il volo di altri sistemi, sulla portanza, eccetera, eccetera, no? Quindi quello è un altro tipo di intelligenza artificiale dove il data mining, per esempio, è importante perché è un tipo di ricerca che non sappiamo bene se nella... Però qua entriamo in cose più dettagliate. Però una cosa è la cornice e noi ci appuntiamo troppo spesso sulla cornice. I giornali si appuntano sulla cornice, su quello che lo scienziato desidera idealmente fare, sulle sue motivazioni, piuttosto su quello che è il lavoro concreto. E intelligenza artificiale, altri campi con influssi di tipo tecnologico, questa cosa succede sempre di più. E io in questo preferisco gli scienziati dell'Ottocento che dicevano no, non ne posso parlare, questo non è un risultato, non è un fatto, forse esagerando in una diciamo in un atteggiamento troppo legato all'esperimento, a ciò che era stato osservato, senza parlare di quelli che erano i loro ideali e aspirazioni legittime. Oggi si appunta, forse anche per certe tendenze che ci sono quando dobbiamo scrivere i progetti di ricerca, si appunta l'attenzione molto sulla cornice, okay? E la si contrabbanda magari per qualcosa di ottenuto, dimenticando tutto quello che accade sulla via. Ci sono altre domande? Gabriele.
Un'osservazione soltanto. Quando se noi confrontiamo o mettiamo a fianco Turing e oggi, non bisogna dimenticare le rivoluzioni tecnologiche che ci sono state in mezzo, in particolare la miniaturizzazione e il microprocessore, perché certi sviluppi attuali non erano prevedibili, erano al di fuori dell'orizzonte. Turing diceva per esempio che non si poteva mandare in giro un calcolatore per imparare il linguaggio naturale, perché non poteva andare in giro per strada, ma invece sì, adesso può andare in giro. Quindi certe cose erano per forza fuori dall'ottica di Turing, quindi bisogna evitare bisognerebbe esaminare anche questi altri fenomeni, ma non si può chiedere che lui potesse prevedere certe cose. No, ma infatti non vogliamo fare la storia dell'anticipazione, che è un modo cattivo di fare storia della scienza e della tecnologia, però questo punto purtroppo in modo molto cursorio l'avevo sottolineato, cioè a me pare che i tre processi, un po' lo sviluppo della cornice, quello dei modelli reali e tecnologico, che ha influenzato le fortune alterne di molti di questi, cioè all'inizio si facevano euristiche generali anche perché non c'era una memoria sufficiente per avere le basi dati, le basi di conoscenza per fare euristiche specialistiche per particolari problemi, come invece nei sistemi esperti degli anni Ottanta. Le reti neurali furono abbandonate non solo per, diciamo, limitazioni di alcuni modelli particolari di reti come quelle di Rosenblatt, perché non separavano linearmente, però perché anche non c'erano i calcolatori per simulare, e così via. La robotica cibernetica è stata soppiantata perché si è pensato al cervello pianificatore, perché un po' i sistemi di controllo cibernetici erano molto elementari. Quando è rinata? Negli anni Ottanta, quando la meccatronica robotica ha fatto degli enormi sviluppi. E quindi, e poi di fronte ai fallimenti della robotica pianificativa, si poteva riprendere quell'idea che c'erano i circuiti di feedback, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'interazione con la tecnologia è importantissima, però questo ci porta, dopo Turing, sono perfettamente d'accordo con te. Ci sono altre domande? No? Allora, se non ci sono altre domande, direi di ringraziare ancora Guido. E abbiamo probabilmente 5 minuti di pausa che possiamo fare prima di ricominciare.